Non ci si può accorgere che l'acqua è un bene prezioso solo quando non esce più dal rubinetto di casa. Così Nicola Frattoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, durante la conferenza stampa che ha aperto la sua visita in Irpinia. Due le tappe in programma, a Solofra e a Santa Paolina, per incontrare i cittadini e per parlare di territorio e ambiente, per parlare di acqua, di emergenze idriche e di mancati investimenti. In Irpinia il ripristino della pompa idrica di Cassano Irpino lascia intravedere un po' di luce in fondo al tunnel, ma non basta, non può bastare. Occorrono investimenti su condotte idriche vecchie di decenni che disperdono quasi il 50% dell'acqua che viene immessa in rete. A Solofra e a Montoro, poi, la falda acquifera è contaminata da tetracloroetilene, una emergenza che si protrae dal 2014. Ad oggi sul territorio non si è ancora intervenuti con la bonifica. Il dramma di questo paese è il dramma di un paese incapace di uscire dalla logica dell'emergenza. Ci si accorge che l'acqua non c'è quando l'acqua non esce dai rubinetti, non si è mai in grado di costruire una politica che abbia nella programmazione, nella prevenzione il suo punto di forza. Dovremmo, tanto per cominciare, tornare a discutere del carattere pubblico dell'acqua, di quel referendum tradito, dovremmo tornare a discutere di come una risorsa decisiva come quella idrica venga messa a disposizione dell'interesse collettivo e lo si faccia e come questo possa essere fatto, ripeto, non solo nella gestione dell'emergenza che pure va affrontata, ma nella gestione di una dimensione ordinaria che di fronte a una questione come questa è assolutamente necessaria.